Il nuovo titolo di Bizarre Creation, prodotto da Sega, sembra portare con sé una robusta dose di novità nel genere degli sparatutto. The Club è un'organizzazione formata da uomini con storie differenti, ma che hanno come unico scopo quello di uccidere quanti più nemici possibili. Questo però non lo faranno in maniera ragionata, ma eseguendo delle combo. Benvenuti nel club. Il menu principale di The Club si suddivide in multigiocatore, torneo, evento singolo e sparatoria. L'opzione principale è la modalità torneo, non vi dovete però far ingannare dal nome, poiché è la classica modalità con ben 8 livelli da sbloccare. Si parte selezionando uno dei 6 personaggi inizialmente a nostra disposizione. Questi sono il punto forte del gioco, poiché hanno una loro storia e delle caratteristiche di combattimento come velocità, forza e resistenza, differenti tra loro. E ora largo alle presentazioni. Finn, grande giocatore d'azzardo, che si affida alla buona stella, forse più di quanto consigliabile. Oragon, cacciatore siberiano dalla mole immensa, tatuato dalla testa ai piedi, il criminale russo più ricercato di tutti i tempi. Rewich, detective della polizia di New York, duro e razionale, uno dei poliziotti con più menzioni d'onore attualmente in forze. Kuro, agente sotto copertura, con un'identità rubata. Seizure, sport estremi, roulette russa, box a mani nude. Questo tipo si spinge sempre al limite e adesso è alla ricerca disperata di adrenalina. Agio, gigante africano alla ricerca di redenzione dal proprio passato violento. In più, vi sono altri 2 personaggi sbloccabili finendo la modalità torneo e sono Killen, il figlio prodigo di The Club, uno dei rari sopravvissuti del gioco. Detiene ancora il miglior record di uccisioni della competizione. Nemo, l'infame segreto di The Club. Nemo è feccia, è fuori di testa. Sente solo il bisogno e l'urgenza di uccidere. Oltre ai personaggi selezionabili, vi è un'altra persona molto importante, The Secretary, ovvero colui che ha inventato The Club e ora lo gestisce. Lui sarà la nostra voce narrante all'inizio del gioco, ci spiegherà le poche regole che vi sono e ci introdurrà nei tutorial. I livelli del torneo sono in totale 8 e ogni stage si suddivide in 6 round. Tra i più particolari segnaliamo Venezia, livello in cui ci ritroveremo nell'omonima cittadina trasformata però in terreno di scorribande, oppure la prigione, luogo ideale per Nemo. Vi sono 3 differenti tipi di missioni all'interno di un livello. Nella prima bisogna semplicemente completare il percorso abbattendo il maggior numero di nemici. Nella seconda abbiamo un tempo determinato per finire il livello e uccidendo i nemici guadagneremo dei secondi preziosi. Se non si finisce nell'arco di tempo prestabilito, una carica di dinamite impiantata nel nostro corpo ci farà saltare in aria. Infine, l'ultimo tipo di missione ci consente di stare all'interno di una zona contrassegnata da birilli stradali e gesso, in cui dovremo cercare di resistere per un periodo di tempo prefissato uccidendo il maggior numero di avversari. Se tenteremo di uscire da questa zona, faremo la fine della faraona della sera di Natale, lessati e in 1000 pezzi. Il multiplayer del gioco si divide come di consueto in online, nel quale potremo sfidare i combattenti di tutto il mondo con classifiche aggiornate in tempo reale. Schermo condiviso, per condividere l'avventura insieme a un nostro amico, il che non fa altro che aumentare la longevità del gioco. Le modalità presenti sono molteplici e comprendono partita a punti, cacciatore-preda. Il primo giocatore a compiere un'uccisione diventa la preda, il punteggio del giocatore-preda aumenta costantemente, uccidi la preda per diventarlo a tua volta. Caccia la volpe a squadre. Proteggi la volpe della tua squadra e uccidi quella della squadra avversaria per fare punti. Scorta volpe a squadre. Se vuoi vincere dovrai conquistare la base nemica prima che essi conquistino la tua. Il giocatore volpe può conquistare obiettivi. Partita normale a squadre. La squadra con il più alto numero di uccisioni al termine della partita è la vincitrice. Assedio a squadre. Entrambe le squadre devono giocare un round sia in attacco che in difesa. Colpo al teschio a squadre. Proteggi i teschi della tua squadra e distruggi i teschi della squadra avversaria per vincere. La sparatoria non è altro che un menu nel quale potremo scegliere come affrontare il livello, selezionare il tipo di arma da poter utilizzare, il round nel quale giocare e il livello di difficoltà che si divide in tranquillo, spericolato, realistico e folle. Questi ultimi 2 si sbloccheranno quando finiremo la modalità torneo coi livelli più bassi. L'evento singolo darà la possibilità al giocatore di rigiocare uno dei capitoli già sbloccati per esercitarsi oppure per migliorare il proprio punteggio e scalare la classifica. Il gameplay è totalmente arcade e non presenta sicuramente una trama cinematografica. Il gioco ci chiede di affrontare svariati livelli, portando a termine il prima possibile il percorso che ci viene proposto e preoccupandoci solamente di fare molti punti. Ogni round dura pochi minuti e non vi è una possibilità di esplorazione visto che la
strada da percorrere ci sarà indicata da delle enormi frecce. Lo scopo, come già detto, è quello di percorrere il livello nel minor tempo possibile, il che fa ricordare quanto i ragazzi di Bizarre Creation siano legati a titoli come Project Gotham Racing. L'obiettivo di ogni missione sarà la classifica alla quale, in base al numero di uccisioni, ci dirà se abbiamo passato o no il livello. Quindi, per arrivare ai vertici della top 10, sarà necessario eliminare i nemici eseguendo delle uccisioni multiple, ovvero le cosiddette combo. In alto a destra avremo una barra che ci caricherà quando uccideremo un avversario. Ad ogni nuovo omicidio otterremo un bonus moltiplicatore e avremo un tempo limitato per eseguire una nuova kill. In caso contrario, il bonus si azzererà e dovremo ricominciare ed aumentare il moltiplicatore ripartendo da zero. I punti della classifica sono distribuiti non solo grazie alle combo, ma anche in base alla vostra precisione. Infatti, se colpiremo un avversario alla gamba, varrà meno che se lo colpiremo in testa. In più, lungo il percorso prestabilito saranno disseminati dei cartelli a forma di teschio, che se colpiti ricaricheranno la nostra barra delle combo. Il successo del gioco è basato su due aspetti tanto fondamentali quanto diametralmente opposti. Da una parte abbiamo una rigiocabilità che diventa il fulcro del titolo, visto che proprio riprovando molte volte ogni missione possiamo conoscere ogni segreto, anticipare ogni mossa dei nemici, trovare ogni scorta di munizioni o medikit facendo valanghe di punti. Dall'altra parte, però, abbiamo una profondità narrativa quasi nulla, che potrebbe spiazzare chi, in un action game, cerca anche una bella trama e atmosfere più immersive. The Club è un titolo puramente, totalmente, rigorosamente arcade. Questo aspetto va tenuto in considerazione nel momento in cui decidiate di comprarlo. I nemici che spuntano fuori tutti nello stesso modo e in maniera abbastanza prevedibile fanno denotare quanto a livello di intelligenza artificiale non sia stato fatto un salto in avanti. In più, se ci mettiamo che procedere lungo le missioni in maniera rambesca sarà più risolutivo ai fini della classifica che andare avanti in maniera ragionata, The Club perde così alcuni punti rispetto alle attese. Lo stile arcade del titolo lo si può notare anche dai voli hollywoodiani che compie i nostri nemici quando vengono colpiti. A livello grafico non si rivelano grossi passi in avanti, curate le scenografie nelle varie ambientazioni, in particolare qualche interazione col paesaggio e gli effetti delle esplosioni. C'è da dire tuttavia che la fluidità del gioco è decisamente impeccabile, tutto scorre liscio e senza nessun bug da segnalare, questo aspetto è fondamentale per un genere arcade. The Club, in conclusione, soddisferà i nostalgici delle sale giochi con alcune novità interessanti come il tempo, le combo e l'importanza della classifica e altre un po' meno come la non intelligenza artificiale e il sapore un po' troppo anni 80. In definitiva, se fare i tamari è rimasto il vostro sogno nel cassetto e se vi rivedete ancora quotidianamente a Rambo, allora The Club vi saprà offrire nuovi stimoli e soddisfazioni. Se invece cercate anche un minimo di trama in un arcade, forse è meglio che contiate fino a 10 prima di comprare questo titolo. Continuate a sparare! Andiamo, ragazzi, sparate! Avanti! E va bene, ragazzi. Allora, Steve. Sì. Tu e Bruce superate quegli alberi e arrivate all'ingresso della miniera. No, te lo scordi, Clinton. Non ci vado laggiù. Niente da fare. Brandon. Sì? Arriva tu all'ingresso della miniera. Non ci penso neanche. Come sarebbe, non ci penso neanche? Questo lavoro lo faccio nel tempo libero, non mi voglio far ammazzare. Quello magari sta aspettando proprio noi. Tu sei matto, Clinton. Ehi, Rambo! Qui è il tenente Clinton Morgan, capo della Guardia Nazionale. Ti do 30 secondi esatti per uscire. Chi ha il lanciagranate? Io. Vieni qui, Earl. Ok. Rambo, è l'ultima occasione che hai per uscire. Forse è meglio aspettare. Earl, quel verme è un killer. E poi il capo sono io e ti ordino di sparargli.